Buongiornissimo Arcade, amiche e amici di Kenobisboci, io sono Kenobit, questo è un caffè, questo è un Arcade Stick, oggi è lunedì e il che vuol dire che ricomincia Buongiornissimo Arcade, tutte le mattine dal lunedì al venerdì alle 8:30 giochiamo a dei giochini da sala giochi fingendo di essere tutti nello stesso bar, che è una cosa ancora più fantascientifica in questo periodo di lockdown, quindi godiamocelo come possiamo. Continua il nostro percorso intitolato Ecce Taito, ossia una lista di giochi preparata da Andrea Babic, che saluto e abbraccio, per studiare e osservare, soprattutto giocare con, la raffigurazione della figura umana nei giochi Taito. Siamo partiti dagli albori, e oggi invece arriviamo al 1988, credo, con Kurikinton, Taito Corporation Japan, un gioco che, come vedrete, prende molta ispirazione dal Kung Fu Master di Irem. Io un gioco che non ho mai giocato e che credo non abbiamo mai giocato in generale su Kenobisboci, ma prima di iniziare ho una nota gastronomica. Mi finisco il caffè? Allora, io non so il giapponese, però mi piace molto mangiare. E Kurikinton, qua è scritto Kuri spazio Kinton, ma scritto tutto attaccato, è questo. È un dolce... Io amo i dolci giapponesi, perché sono dolci ma non dolci. È un gusto particolare, mi rendo conto, a me piace veramente tantissimo. Kurikinton è una castagna sopra un purè di patata dolce che vorrei tantissimo in questo momento. Quindi il gioco è chiaramente anche un gioco di parole su questo. Sembra quasi un Dragon Ball primordiale. E allora, senza dubbio, siamo... nel nostro percorso di storia della figura umana in Taito, siamo arrivati senza dubbio nell'88 a una fase in cui le potenzialità grafiche delle macchine permettono di imitare i cartoni animati, i manga, gli anime con una certa, non accuratezza, ma con una certa credibilità. E infatti qui abbiamo chiaramente delle onde energetiche, ma anche Lord Lux che si abbona e noi lo ringraziamo. Quindi fatemi fare anche questo, che così ingrandisco un pochettino. Bene, bene. E ridò l'audio al gioco. E scopriamolo. Io sono molto curioso di giocare a questo gioco. Molto, molto, molto curioso. Vediamo un attimo com'è. Là. Cioè, scusatemi, risentiamo il credit. Si sono sbattuti tantissimo per questo credit. Anche perché parte con un... con una specie di flam, con un... Nyarlathotep si abbona, buongiornissimo, per 15 mesi. Ftagn, scusami, abbasso un filo il mio audio. È fichissimo. Ma è un piccolo jingle col delay. Ma è bellissimo. Il Paul sta iniziando a seguire il canale. Allora fatemi capire, se io continuo a premere questo tasto, continuate ad abbonarvi a seguire il canale. Adesso questa è una maratona. No! Vedi? Non me lo fa fare. È un potere da usare con responsabilità, quello del credito che fa abbonare la gente, perché c'è un cap a 9 crediti. Grazie Simo Powaz per il follow. E cominciamo, non ho idea di come sia questo gioco. Si chiama Kurikinton Atari Taito Corporation 1988. Ciao Lerican, quanto tempo? Sarà almeno da ieri sera. Confermatemi che l'audio sia top. Nel frattempo arriva lui sul califone, in realtà è letteralmente un califone, forse devo abbassare un filo l'audio.
Ciao il Paul, vai a dormire, buonanotte. Beh, buonanotte. In effetti ci sono vari momenti della giornata per andare a dormire. Allora, non ho idea di come si giochi. So solo che ha molto un retrogusto di Kung Fu Master di Irem. Ascensori. Mi confermate che l'audio sia buono? Attenzione, attenzione, arriva l'uomo a petto nudo. Qua è quasi caricaturale, in effetti, la figura umana di Taito. C'era, iniziava a esserci spazio per fare delle caricature. E là. L'audio è buono ed è pure figo, è vero. Beh, ma questa è una Taito del 1988, è una Taito in una certa forma. Ma io ho delle mosse, oltre che... Ok, posso fare questo calcio volante se faccio su, se faccio diagonale su. Aia. Quanto è bello esplorare i giochi vecchi. Cioè, questo io non l'avevo mai visto. È un... sono delle robe che rischiano di essere dimenticate. Magari e magari non è un gioco che... non è un gioco che merita di essere... Ma aspetta, aspetta. Lui è... è tipo Shin. È tipo Shin di Ken il Guerriero. Ma è fichissimo. Muoio così, ma io pusho lo start button. Allora, ci sono citazioni da... ci sono saccheggiamenti da un po' ovunque, da Ken il Guerriero. Mi fai ricominciare da qua? Vedo del Ken il Guerriero, vedo del Dragon Ball. Ecco, è Shin con un ombretto notevole, Calcuz, è vero. Però un po' di ombretto ce l'aveva Shin, no? O no, mi sto confondendo con l'altro. Allora, c'erano Shin, Rei, Shu che era quello cieco, e poi c'era quello Fabulous. Oddio, non mi viene in mente. Non mi viene in mente. Sto dimenticando. Sono, la vecchiaia avanza così tanto che inizio a dimenticare le stelle di Nanto. Quello che non è Saufer, quello che non è Rei, quello che non è Shu, quello che non è Shin. Chi sei tu? Ops, cado nel fosso, cado nel fosso. No, non voglio cadere nel fosso. E adesso? Quindi posso scendere di qua. Ok, aha. Yuda! Grazie Davigo. Ho visto ieri il nuovo film di Mortal Kombat. C'è un nuovo film di Mortal Kombat. Chi è? Chi è? Chi è? Chi è? È arrivato un boxer. Mi piace come in questo mondo di gioco arrivano... arriva di tutto. Shin con l'ombretto, lui con i... coi guantoni. Perché coi guantoni? Mi stai anche per uccidere? Mi hai ucciso. Quello è chiaramente un maestro Muten appoggiato alla scrittona continuo che è un cartello tipo benvenuti a Bassano del Grappa. Io ti picchio adesso. Dai, dai che ho trovato lo spot per picchiarlo.
in questo gioco se non sei a petto nudo non sei nessuno, è vero. Cioè, essere a petto nudo è quello che ti distingue dai commoner, da... da questi poveretti che ti vengono lanciati addosso. E all'improvviso siamo in una grotta, va bene. Me ne vado. Ha! Salto. È strano perché il salto non è modulabile e adesso all'improvviso siamo di nuovo qua in questa specie di fantasia egizia, ma io scendo. Devo salire? No, posso scendere. E qua arriviamo al boss di turno, che vediamo chi è. Attenzione, appaiono i draghi. Ciao, ho un mantello. Aha, chissà cosa mi sta scrivendo. Baza, bene, lui sembra Kenny il guerriero che fa il cosplayer di Elrond del Signore degli Anelli, che è una roba perfettamente legittima, per carità. Io ci vedo veramente un Kenshiro con le orecchie. E allora, Kenny il guerriero, impari così ad andare a gran burrone e via. Questo è Lando Buzzanca. Lando Buzzanca non è forse un Kenny il guerriero che fa il cosplay di Elrond del Signore degli Anelli? In effetti era un po' anche Souser, in effetti. Che io lo dico perché inizio a sospettare che in questo gioco ci sia il momento in cui arriva uno a petto nudo che è un lottatore tipo di Thai Box, queste robe qua. Ne arriva uno per livello, è a petto nudo. E poi arriva alla fine un rip-off di Kenny il guerriero. Così, sì, abbiamo The Land of Buzzanca. Ciao Berserk Itam. Fabio, prendi il tempo per caricare l'aura. Aha. Ma se la carico... Aspetta. Ciao da Bisboch, da Niro. Se hai voglia, spiegami come funziona l'aura. Via. Sto per morire, lo so. Cammino pianissimo perché... Cammino piano per non far rumore. No, cammino piano perché sono in quest'acqua. E adesso muoio. Devi restare fermo. Carica l'aura, lo puoi fare per 3 volte cumulative. E ti protegge ognuno da un colpo. Ok. Comunque è chiaramente il maestro Muten appoggiato di sopra, eh. Ma è stando fermo che carico l'aura, sì. Ok. Come me ne vado di corsa? Ma Danio, ma lo speciale picchiaduro, se vuoi lo facciamo questo mercoledì io, te e Babici in streaming. Attenzione, chi arriva? Lui è tutto grigio come un fumatore. Lui è il tabaccaio, noto come il tabaccaio. Se vi siete appena connessi, io sono Peppero, ha i capelli blu come Ray. Non posso fargli una Duken? No, mi tira delle pizze che levati. Mi stai facendo le mille mani di Nanto, ma non le puoi chiamare mille mani di Nanto perché sei una sottomarca, non è... Sei Taito, quindi questo è Nando e sta facendo le mille mani di Nando.
mi piace. Nando si divide così, un po' Undertaker, un po' Rey di Nanto, un po' Nando. Lui è il re di ghiaccio di Adventure Time. Allora, le mille mani di Taito. Oh, se vi siete appena connessi, questo è Buongiornissimo Arcade e questo è Kurikinton, un gioco di Taito del 1988. Nando e Okuto. Mi piace. Chi ha dato, chi Okuto. Va bene. Però non faccio in tempo a caricare l'aura. Qua mi devo combattere contro Nando da solo. Io, però vedi, Nando mi ha fatto un culo così. Ciao Zen94, buongiornissimo a te! Ok, adesso... Infatti durante gli scontri con i boss non è fattibile, va bene. Adesso, Nando, ti faccio vedere io il tabacco del moro. Andiamo. Mi fa morire che continui. Si rialza lì, ma poi ti fa ricominciare da qua. Che va bene, che età, eh. Allora, Nando, tu con la tua maschera grigia e con questi draghi un po' pacchiani, diciamolo, eh. Capisco la tecnica. Il tabacco del moro, Andrea Babic, era un tabacco da masticare, molto forte, che si diceva ti stonasse, cioè ti picchiava in testa, ed era tabacco del moro perché sulla confezione c'era la testa di un moro. E allora, ed era un vecchio detto milanese, te lo do io il tabacco del moro, vuol dire adesso ti do una lezione, ti do io quello che ti serve a te. È una cosa che diceva mio nonno Andrea e che mi diceva quando ero piccolo e non capivo. E a distanza di anima, quando tipo ne avevo 20, 25, ho detto nonno, ma devi dire una cosa, ma cosa cazzo era sto tabacco del moro? E lui mi ha detto non lo so, perché me lo diceva mio nonno, cioè quindi il mio trisavolo, quello che è. E grazie al potere di internet ho appurato che il detto esisteva effettivamente. Basta, sono in una foresta di cazzotti. Adesso carico il potere e vi vengo a farvi un culo così. Super Toast, certo che oggi c'è Bim Bum Ram, tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 14 Bim Bum Ram c'è, e anzi oggi andiamo avanti con Kirby e abbiamo un sacco di disegni che sono arrivati durante il weekend, disegni che tra l'altro con un fenomeno che mi rallegra iniziano a essere disegni non solo dei bambini ma anche di adulti. Cosa che mi riempie di gioia. Però vedi, Danilo, anche se carico, cioè io adesso ammazzo questo e questo, carico, ma non faccio in tempo. Devo tenere premuto il pulsante. Comunque è fichissimo, cioè non è così... Ops, sono caduto, va bene. Non è così bello a livello di gameplay. Posso correre anche. Però c'ha uno stile... È quello stile al gusto un po' Taito. Sono saltato nella lava, non volevo. Perché salti nella lava? Andiamo. Sto sbagliando i salti, all'improvviso sbaglio i salti, c'è qualcosa che mi sfugge. Ok. Ah, e si scende di qua.
A livello di gameplay è legnosetto, sì, però... però ha un suo... agli occhi neri, quel sapore medio orientale, quella roba lì. Ecco, e all'improvviso poi ti trovi in questo paesaggio, in questo sfondo un po' robotico. E arriviamo davanti all'ennesimo rip-off di Kenny il Guerriero. Vediamo chi abbiamo. Paio di draghi pacchiani. Ciao, sono un altro con la maschera grigia. Che palle adesso. Guardalo qua. Ma hanno proprio rubato anche le mosse. Cioè questo a me sembra... chi era? Non era... allora l'airone d'acqua era Rei. Shu chi era? La pulce d'acqua di Nanto. No. Basta, mi stai facendo male. Color swap a go go. È James Wood dopo aver vomitato labile. Che credo sia labile, però anche vomitare L'apostrofo abile mi piace. Comunque dicevo, oggi ci sarà Bim Bum Ram e sono molto contento. Uno, perché sto proponendo a un altro artista di fare degli art, ma anche perché i disegni arrivano tanto dai bambini quanto dagli adulti. E io penso che sia un grande bidone avere smesso di disegnare da piccoli. E quindi... non molto contento di ricevere disegni anche dagli adulti. Vieni qua. Tu secondo me sei Shu. Vieni qua. Che mosse che mi fai. Guarda che Shu era cieco, si era tolto gli occhi da solo per salvare Kenny il Guerriero perché era simpatico. Tu invece mi sembri un po' strunz. E sei morto. Ah, sono morto, sono Shu. Non mi sono manco cavato gli occhi, vai avanti. Ciao Lori Fox. Vai, ma nel frattempo ci osti, grazie. Attenzione. Chi è? Scusatemi. Non me l'aspettavo. Cioè, il momento del... mi fa ridere perché è un gioco con le rubriche. C'è il momento rip-off di Kenny il Guerriero e c'è il momento rip-off dei wrestler. Comunque c'è momento uomo senza maglietta. E in questo caso è André the Giant. Che mi fa sti mossoni. Allora, continuo. Nel tuo speciale avevi dimenticato questo cameo, vedi, nel tuo speciale wrestling, va aggiornato. Bepongi! Buongiornissimo, 21 mesi, complimenti per l'ordine mantenuto, è vero, poi mi devo bullare troppo del fatto che ho riordinato la stanza più di una settimana fa. Guarda, André the Giant, io ti porto a spasso, così. Però tu mi fai la panzata, vedi, e io poi mi contrario. E ho messo in ordine la cameretta, possiamo anche chiamarlo studio. Vieni qua, ok, André the Giant è morto. E l'ho tenuta in ordine per almeno una settimana, quindi magari riuscirò a tenercelo anche per due. Ridiamo e scherziamo, ma André the Giant ha fatto da giovane wrestling in Giappone. Ma André the Giant è un personaggio incredibile. Sono curioso di vedere il prossimo rip-off. Però allora, Daniro, io qua, se sto giù... a me questa meccanica del caricare l'aura non mi torna. Attenzione, siamo andati al boss di nuovo. Che rip-off di Kenny Guerriero ci attende? Un drago solo. Attenzione, c'è un drago solo. Grazie, Daniro. Ho come l'impressione che siamo arrivati al boss finale. Musicone. Questo gioco musicone, comunque.
Questo è Raul. È Raul e c'è dietro Jackie Chan. No, no, vabbè, sono... Possiamo dire che sono Bart e Lin. Adesso muoio, va bene, perché però ero arrivato già in mutande dal boss. Continuiamo. A me sembrano, più che Bart e Lin, mi sembra Jackie Chan da giovane. Borzuela, questo è il basso di Final Fight. Però... tecnicamente no. Però sì, in effetti il sound è quello. Vedi, il resto erano sound FM, quindi ha un suo perché. Adesso arriva Raul che mi dice: sono il re di Oguto. Aia, che male. Allora io ho appurato che muoio. Anche Liu Kang, però vabbè, Liu Kang, lì Super Mario iniziamo a fare un giro infinito perché Liu Kang era chiaramente ispirato a... No dai, era ispirato più a Bruce Lee, Liu Kang. Quanti persone... Sto giocando a Tekken qua dietro in questi giorni e mi sta venendo la domanda di quanti personaggi dei videogiochi sono stati ispirati a Bruce Lee e poi a Jackie Chan, perché in Tekken abbiamo l'esempio perfetto. In Tekken abbiamo Low, Forest Low, che è letteralmente, chiaramente Bruce Lee, ma abbiamo anche lei, che è chiaramente Jackie Chan. Duro, 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 duro. Sono schiaffi che volano con Raul. A sorpresa, la musica non è di Ogura, ma di Masahiko Takagi e Yusuisa Watanabe. E del maestro Muten. Allora, ci torna l'anima. Beh, ce la possiamo fare. Potresti farmi ricominciare direttamente davanti al boss, eh? Nel frattempo, mentre mi picchio con Raul, vi ricordo il programma della settimana, che include, oltre a tutti i buongiornissimi e tutti... Ok, devo secondo me proteggermi. Stasera Atari ST su Mister FPGA con Bellotta. Domani sera Space Quest 1 con me e Marta sul divano. Mercoledì io e Andrea Babic uniti nella distanza. Mercoledì sempre alle 6 anche la trasmissione con me e Paolo Paglianti. Mentre invece giovedì concerto per il nostro festival Chips alle 9:30 con Shirobon dall'Inghilterra con il suo Game Boy. Ok, quella mi prende anche a distanza. Allora, un tentativo e poi voglio un cittino, perché questo qua è un boss veramente... Più che altro c'è questa parte noiosa in cui si aspetta. Vai. Marco, non dovrebbe essere una questione di estensione del chip audio. Non dovrebbe. Posso. Siete pronti al cittino? Siete pronti al cittino? Dai che lo finiamo col cittino. E... non chiedo molto, chiedo solo energia infinita.
così da poter picchiare Raul barando senza avere capito il suo pattern, ma perché è mattina e non ho voglia di tenervi qua con 200 gettoni, anche se il suono, anche se abbiamo appurato che questo gioco è il gioco con il coin in, il rumore del gettone più bello dell'ultimo mese. Musichissima comunque. E ho capito che la scuola di Obuto. E sì, vabbè. Ma forse perché ho così tanta energia che lui sta scalando. Mi fa riflettere quando diventa difficile anche con i cheat. Aspetta che mi tolgo i cheat prima che si arrabbi. E andiamo. Signore e signore, il finale. Raul si alza e dice: avete capito, no? Buongiornissimo Stefa Boia, buongiornissimo a tutti se vi siete appena connessi. Io sono Kenobita e questo è Buongiornissimo Arcade. Il mio allenamento a Tekken porterà una sfida contro Lorenzo Ceccotti molto dura. Non ho capito cosa sta succedendo. Mi ha pietrificato e mi porta via. Salgo sul califfone con Bartelin sottomarca svizzera. Ciao Attila, grazie per il follow. Cos'è successo? Perché mi hanno portato via a braccio? Creator, Wolf Kato, Crusher Ishikawa. Che belli i nomi un po' finti. Hardware come design delle robe dure da indossare, mi piace. Quindi scarponi da sci, caschi, queste cose. Character design. Thanks Santa Sun. Special thanks to... E vabbè, ci sono un sacco di nomi giapponesi. And the others. E gli altri. Non ho capito però, non ho veramente capito il finale. Taito Corporation 1988, avete visto Curry Kinton e anche Insector 9765 che si abbona per il sesto mese consecutivo e noi lo ringraziamo, grazie Insector. Tadan, ho firmato con il mio nome. Dite che musica. Bellissimo, allora, audio veramente da 8 e mezzo in questo Curry Kinton, che ricordiamo è un dolcino, è anche un dolcino con le castagne e le patate dolci, molto buono. E bene, allora io direi che chiudiamo la registrazione di Buongiornissimo Arcade qui, ma io mi voglio fare ancora un paio di partitine, quindi voi su Twitch restate qua, mentre invece salutiamo su YouTube. Ciao!